Al mio segnale, scatenate le recensioni. Le quasi. Ok, pronti a partire per la volta di Pavia. Per la volta di Pavia si dice? Si dice così? Si dice così? Ma che cazzo ne so io? Non rompere i coglioni e guida. Ah, va bene. Niente, io e Grandi qua arriviamo. Ehi, piccolo, tutto bene lì dietro? Tutto ok, stai tranquillo. Bene, li ho legati e adesso arriviamo. Parlo io, allora, ciao a tutti. Max, dove stiamo andando? Stiamo andando a Pavia da trovare i nostri amici della Lorda. Andiamo a casa del Mox, se ragazzi, non ho capito bene. Andiamo alla Mox Cave. Ah sì, andiamo proprio a casa del Mox. Spero che ti attenda con qualche biretta fresca. No? Io ho portato le patatine e le noccioline, quindi... Lui deve mettere da bere. Esatto. E ci sarà, diciamo che ci sarà. Sì, sì. E tu io guido, tanto io sei quello che dici non voglio spoilerare e poi dici tu. Io guardo la strada, dai. Allora ci sarà, vabbè, a parte il Mox che è proprio di casa, ci sarà Max Bus. Mitico Max Bus. Ci sarà Rioma. Mitico Rioma, stavolta non in collegamento ma dal vivo. E ci sarà Andrea Dragon's Computer. E forse Yuza. Beh, Mitico anche Andrea, l'ho detto sì, tu, no, sono sì, bene, E forse anche Yuza, forse. Mitico anche lui, speriamo dopo la cena, non so. Perché dopo si va anche, dopo si va anche a mangiare. Qui Mox ha promesso grandi cose. Esatto, che sia la parte più importante del ritrovo. E poi ci faremo un collegamento anche da là, forse, no? Credo. Chi lo sa? Tanto ormai avete tutti i video in mare, fate foto dappertutto. Video chi lo sa, Max? Chi lo sa? Vabbè. Va bene, dai, salutiamo tutti. Ciao, e tra poco. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Eccoci, bentrovati. Allora, sto partendo dal laboratorio Sautome di Milano per il mitico ritrovo della Lorda Robotica. Questa volta siamo ospiti in quel di Pavia dal nostro mitico amico Mox, e quindi adesso vi spiegherò la mia ala getter per volare direttamente lì dagli altri. Quindi a tutti quanti dico ci vediamo tra poco, ma soprattutto get the wing! Voilà, buongiorno a tutti, stiamo andando verso Pavia dal Mox per la nostra solita baraccata stile Lorda. Oggi dovremmo farci una recensioncina, poi una birrettina. Dovremmo essere io, il Mox, Rioma, i tre Max al cubo, Max Bus, Max Power, Max Special. Niente, ci facciamo una mezza giornata di cazzeggio e niente, poi stasera andiamo a mangiare e bere come dei porcelli e la giornata è compiuta. Saluti tutti dal Dragon's Computer. E bentornati sul canale della passione di Max. Wow! O tre.
Oggi è tre, sono un Max, un Rio, un Dragons, un Yuza, un Yuza, ragazzi, esiste un applauso a Yuza, è vivo. Poi c'è Andrea Dragons Computer, ringraziamo lo sponsor Dragons Computer. Aspetta, tutti da Vitone, Piazza Italia 1! Ed aspettarvi ci sarà il diaclone. Ci sarà anche la mia testa. Accetta tu. Mi si è incastrato il pipa. Eccolo. Nocciolina? Nocciolina. Dietro c'ho il Mox. Ciao. Pare brutto dire dietro c'ho il Mox. Dietro c'è. Dietro non ti occupare. Esatto. Però sono seduto. Ha già dato col posto al market prima. Ma benissimo, benissimo. Vabbè, che cosa abbiamo? Cosa abbiamo oggi? Oltre alle birre, che birre abbiamo qua, Mox? Questo programma è offerto da Kenner Beer, Premium Beer, solo a M Beer. Mamma mia. Get our beer! Paracconata di alto livello. Bene, torniamo seri. E via, lo sponsor. Allora, per che tornare seri presuppone che prima fossimo stati seri. Ah. Esatto. Siamo sul filosofico. Nella punta sul platonico. Poi c'è ancora lucido. Ma la misto di fisica quantistica. Vabbè, qua abbiamo il Gurrellagan. Aspetta che dobbiamo. Posta, sennò qua. Di che parliamo oggi? Di che parliamo? Il Gurrellagan della Bandai. Ma chi è che ha messo il cavatappi? Non c'è più la birra. Io ce l'avevo. Questa è la chiave d'accensione. Lo sai. Il Gurrellagan Bandai. Bello. E quindi e quella mano lì cosa? Sai che l'avevo? No, è la mano che usa Mox di notte. Allora, quindi è incollata quella di livello. Questa è una mano da collezione. Si chiama Federico. È una mano che faceva parte del burattino. Sì. Del Pinocchio, la serie televisiva trasmessa su Rai 1 con Nino Manfredi. Bella, bella la mano! Ricordiamo sproposito! Che Pinocchio è stato fatto con il pino, un occhio, una pannocchia, una sega, cioè Pinocchio. Bello! Bello, un applauso a sta battuta. Oggi non si parla di Pinocchio, si parla di trivelloni. E più birra che vengono meglio. Rimaniamo in tema. Avrei detto che era del tre uomini e una gamba. Questo è un gatto. Questo è sette uomini e una mano. Esatto. Sette uomini e una mano. Ora ho paura. Ora ho paura. Donne. Vabbè, dai. Allora, quando le ciance. Dai. Poi ci sono a fianco sono statuine di Kamina e Simone, che è anche lui nella posa. Infatti lui all'inizio dell'anime, sapete che trova la trivellina scavando, che poi è la chiave d'accensione. Chi non trova le chiavi scavando? E poi trova la canna. Esatto. Poi trova la gamba. Hai mai trovato da scavando? No, non scavo. Ho smesso, ho visto la luce in fondo al tunnel, appunto. Vabbè, e quindi? Qui io ho un amico che si chiama Simone, può interessare a qualcuno? No, ci interessa Yoko. Yoko, personaggio sottovalutato. Ma l'abbiamo portata per non far... Per esagerare, allora senza sperare tanto tempo perché dopo direi di aprire subito lì, no? Fai vedere la scatola. Io voglio sapere il trivellone da dove viene fuori. Eccolo qua. No, il ciondo lo dico. Questo è del Konami. Il Guren della Konami. Ti puoi mettere anche al collo. Poi si può uccidere Yuza. Si può uccidere Yuza. E si simula questa. Versione Conte Orlok. Esatto, devi dare una palettata nella Konami. La Konami non aveva fatto anche il Lagan con Simone. Allora, il Konami c'ha anche la. L'altra trivellina che si inserisce proprio nel quadro di comando. Bello, perché era la chiave di accensione. La metti dentro, si gira, proprio simula l'accensione. Poi vabbè, queste qua sono delle due figure che abbiamo messo di contorno. Molto carine, non lo il simbolo della brigata Lagan. Sì. E niente. Una pop-up parade. Girare. Scusate. La cosa più importante di questa recensione Il focaccione
Cazzo appena sfornato. Bella molto fresca. Molto bella bene, allora. Ok, facciamo vedere la scatola. Esatto, appena tagli la focaccia metti in piedi. Quindi facciamo un unboxing. Unboxing in diretta. Vai. Scavicchi, Sword Dragons. È da un mese che ce l'ho e ancora sigillato. L'apriamo con un coltello da cucina. Lo stavi tenendo per noi. Lo stavo tenendo per voi. Dobbiamo sottolineare la grande scatola di ottimo cartone. Bella solida. Grammatura. L'armatura qua ci sta perché ci sta. Lavorando in cartiera. Se volete ho la Mox bilancia per pesare. Oh, grazie. Io farei bella lucida. Bella fresca. Sì. Apriamo con lo stile. Ma praticamente basso, quella scatola lì è così grande solo per i tribunali. Stile asso dal basso, vada. Stile asso dal basso. Vada. Sempre dal basso, mai dall'alto. E lo tengo. Il trivellone ne parleremo. No, okay. Eccolo qua. Scavicchi, io ma intanto, non apre. Io intanto farei vedere ancora il Aiolia in versione pornostar. Bello. Anni 70. Versione anni 70. Questo è il film anni 70. Ecco che è un po' quel volto mi sembra di conoscere. Sei a quel volto mi sembra di conoscere. Mettete minori di 18 anni, sì. Qua oh, inquadra il trivellone. Aspetta, aspetta, cosa vedi, Paolo? Allora, qui c'è la base, oh, la basetta. Rossa, ma che bello. È diviso in due qua. Sì, è diviso in bello. Quattro. Ah, in quattro. Sono quattro parti la trivella. E c'è la basetta, poi c'è questa parte qui che si compone la trivella. Sì. Praticamente le quattro semiparti si uniscono qua sopra. È grossa, questa. Le quattro semiparti. Semiparti. I semicococosi. I semicococosi. C'è l'odore della focaccia che mi sta distraendo. Poi ci sono le altre due parti col pack per il volo. Qui c'è il caschetto. Il caschetto. Il diadema. Un set di mani. Un trivellino. Altre espressioni. Questo è Rioma quando ha bevuto dopo l'Islanda. Ah sì, 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 sì. Eravamo tutti così. Sì. Io guardando questo trivellone faccio una cheat. Guarda. Come disse Moana quando incontrò Rocco Siffredi. Minchia come grosso. Eccolo. Poi inquadra il piccolo Simone. Simone. Che sarebbe il mio amico Simone. C'eri quella volta. Vabbè, c'è il pezzo forte qua. Sì, praticamente si nota subito che la scatola del Gurren Lagann è così. È un po' tutta la scatola del trivellone. Così. Sì. Tutta quella confezione per il trivellone. Allora, io mangio la focaccia intanto. Bello. Grazie. Scotta porca puttana. Pausa focaccia. Bene, dopo lo spuntino Andrea ci fa vedere. Aspetta, apertura? Wow! A scrigno. Ma questo cos'è lo Shogun Mitsukumi Mito? Sì, bellissimo, prendi in mano. Lo prendi in mano così e fai. In onore dell'imperatore inchinatevi. Porco! No, vabbè, comunque dai, abbiamo qua il nostro gigione. Fai il dito. No, no, quello è un altro canale. È per indicare. È qua. Allora, ma sai che il colore mi sembra un po' scuro o no? È qua tutto scuro. Aspettate, volete più di luce? No, ci penso io. E che problema c'è? Va bene così, ci penso io. Vai, luce col cellulare. Voglio più luce. Ma mi ricorda l'imperatore del Kenshiro? Voglio più luce. In realtà era Iago. Più luce. Abbiamo un lagane. Grazie Passion. La luce. Che stai facendo con Lenzolino? Ah, guarda che forse serve al bus che è di là il Lenzolino. Ma lo dobbiamo agganciare. Ma la testa fammela vedere. Stavo parlando di me. Ma posso farti una domanda, Andrea? Ma le mini action ma sai che mette a fuoco molto di film scontosamente. Così si vede. Sì, si vede. Beh, è carina, dai, piccolina. Sì. Ma c'è il trivellino qua con le due gambettine, poi c'ha le due manine. L'operatore domestico, vuoi farla vedere? È la lampada che usa su OnlyFans. Finalmente la vediamo. Il gente del Special sta salendo. Praticamente c'è sempre solo pornate. Pensi, basta. Solo pornate. Aspetta, che c'è il dito davanti. Fallo. Manovralo te. Ammazza. Aspetta. Cosa sta facendo il Max? Adesso vedrete e capirete. Eccolo qua.
No, guarda che luce, fermo, adesso, fermo, guarda. Fermo. Guarda che luce, guarda che luce. Qua c'è bisogno di una foto, Mox con l'aureola. Non è molto dettagliato il cervello, vero? No, ma sai, qua ce n'è poco. Mettilo sul drago, il cervello ha di qualcosa. Come la somma di valenza, ma invece le minifigure ci sono, abbiamo detto, vero? Sì, qua. Allora sono all'interno due. All'interno qui c'è Santo Andrea. Signore, vabbè, c'è l'aureola, sembra Goku questa che c'era. Vabbè, passa, aspetta, Fagli suonare come il metal detector. Ah, si vede? Trattenga il respiro. Camina. Ah, ok, dai. Lo so che fa brutto, ma era l'unica cosa. Volete me? Fai luce. Aspetta, fai luce che si vede Camina. Vada. Volete mettere che luce? Si vede. Perfetto. Diciamo che la peculiarità di questo modello è questa. Si vede anche Camina. Stai sabotando tutto. Esatto. Perché nel Rio nel Sentinel non c'è. Diciamo che c'è la bellezza del modello, è questo. La bellezza del suo. Qual è la bellezza del modello? Scusate, ero distratto. Sto facendo il tecnico luce. Questa, che tu metti il dito qua e lui ti morde. Vedi? Bello. È la bellezza del modello. Secondo voi questa lampada serve? Secondo me serve un cazzo. Ma messa così dopo. Infatti volevamo ringraziare. Ma non va messa così. Esatto, non andrebbe proprio messa così. Devi metterla dietro la camera. No, continuo il mio lavoro. Vedi qua. Mox bilancia elettronica. Venga. E mi cacazzi. Allora, vado? Aspetta. Vai. Facciamo il peso. No, il peso. Il peso della sapienza. Il peso. Quanto pesa? La gamba. 8 grammi. La gamba. 8 grammi? 8 grammi. Secondo me sono 3. È uno scudo di fumo. Vai. 0 2 3 grammi. Sì, perché avevo dato più peso al cervello. Vai, bello. 2 grammi. Quanto? Beta un fiato. Beta un altro. Una gallina. 350 grammi. No, un mezzo chilo c'è tutto. È santuccio, un mezzo chilo. 5,50. 400. Secondo me 4,80. 5,50. Tu dico 4,80. 4,80, 4,85. 5,30. Così solo orecchio. Vabbè, diamo io dico 4,37. 5,30. Pesato. 4,37 tondi. Vado. Se è 4,37. Riesci a trasformarlo in diretta? In diretta? Penso che non sia così difficile. Dai, il gonnellino lo sai. Guarda che questo qua è proprio. Devi tirarlo su e aprirlo. Vai. Beh, se non c'è il power che è un mastro. Da bloccare le gambe. Che sono telescopiche. Wow. Eccolo qua, vedi il gonnellino è qua. Vai. Ah. Vedete, c'è la trucco. Che è diverso dal sentimento. È diverso dalla trasformazione. Sì. Trasformato, giusto? Sì. Gli ha messo qui il caschettino che ruba virale. Virale. Bravo. Qua c'è invece l'altro add-on praticamente. Che è Chula, il re dei ceri. Sono tutti i pezzi di Chula. È un ciulatore. Sì, perché Camina a un certo punto dice sti cazzi, agganciamento, no? Giusto, fa una roba del genere, prende il casco a virale, la testa di questo qua gliela mette qua e dice incastriamoci qua. Trapanami il collo. Trapani. Trasformazione, praticamente. Trapanamento. Gli mette la trivella. Una bella trivella. Tac.
Questa qui è la prima forma. La testina di vitello. Mettigli anche la capocchietta sopra. Lo uso, sì, come poi cammina, gli ciula il casco a Lenchi, che è l'altro. Fagli il gesto, gli ciula. Glielo ciula, no? Così. Ciula, vedi. Vedi che sta da Dio, sembra lui. È lui, è lui. Esatto. Bravo. E poi gli dice, ciao, me lo piglio io il casco. E se lo ingloba. Perché sennò prendeva freddo al cervello. È bella la posa. Esatto. È bella la posa. Una posa cattiva da Ponzi. Gli manca solo i pollici. Poi e quindi è finito il burellagano. È finito il burellagano. E qua c'è invece il trivellone, che è la parte, diciamo, carina. A farvi vedere tutti i pezzi. Sì. E poi tu, Andrea, avevi detto che avresti fatto una modifica. Ecco, qua si può fare, secondo me, molto facilmente. Dato che la trivella, la Bandai, ha detto, siamo poveri questi. Stanno e tanto quelli non gli no, siamo green. Siamo green. Siamo green. E praticamente i poveri siamo noi. Questo sistema qui è una ruota dentata che comunica con questo supporto, che ha un'ulteriore ruota dentata qui. Secondo bello. Me. Esatto. Vedi che ha una ruota dentata qui che va a incastrarsi col meccanismo. Se. E in alto si collega con questa qui e la fa girare. Che gira le balle. Vedi. Praticamente qua va montata le quattro semiparti della trivelle. Le sezioni. E fa girare il tutto. Però qui ho un motore elettrico rotante, ci sta. Ci vorrebbe un tech, fai un buco qua e lo accoppi, lo leghi il motorino qua, c'è già l'accendiamo. Esatto. Allora portate il vostro, già accoppiamento, facciamo il blu della gara. Ho un motorino delle mini 4 via Italia 1, piazza Italia 1, pittore, e lui farà il motorone. Pagando. Allora, abbiamo montato il trivellone, ha montato Andrea il trivellone. Ecco. Fallo girare, dai. Gira la ruota. Gira la ruota, esatto. Non lo so, sai quale scegliere, se dovessi scegliere. Se dovessi scegliere, non lo so. Tra i due, Ma tra i due, allora, c'è il discorso del famoso occhiale. Allora, che il trivellone è carino così, però deve avere dello spazio per metterlo. Beh, alla fine è 50 centimetri. Niente di più. Ma chi non ha 50 centimetri in altezza in casa, dai. Certo. Dimensione artistica. Sì. Vabbè, io faccio un po' di luci. Ma no, allora, da quello che... La critica non è concorde. Esteticamente, secondo me, sono tutti e due belli. Però da quello che ho visto come solidità o anche trasformazione così, mi sembra meglio il Sentinel, no? Sentinel mi ha dato una sensazione migliore da quel punto di vista, anche perché ricordiamoci che questo viene direttamente dalla vetrina del Passion e ha avuto soltanto un piccolo problema. Esatto, si è rotta la pancina, è stato il power che me l'ha rotto. Dico una minchiata io, cioè è passato un anno tra questo e quello. Sì, certo. Tanti vantaggi in più non ne vedo di là. Scusate l'assenza, posso dire la mia? Le trivelle così invece che vedo. Dico la mia? Allora, ora che vedo i due Gurellagan Bandai a destra e Sentinel a sinistra. Allora, devo dire che il Bandai, visto dal vivo, fa un'altra figura. Mi piace molto di più. Veramente? Il Sentinel, punti di vista, rispetto al video, la foto. Il Sentinel mi piace, vi dico, guardandoli, mi piace molto, molto il Sentinel. Quindi, ragazzi, come siamo? Prezzi come siamo? Cioè, sei lì. Ma questo era andato in sconto su qualche adesso, canale. Adesso è scontato adesso, anche il Bandai, qualcosa in meno. Adesso sì, non li trovi. Siamo lì. Quindi Bandai lo trovi, forse Sentinel. Allora, Sentinel, trivellone a parte, perché c'è il trivellone, che però la rottura di cazzo che devi girare la mano. Però Andrea diceva con la modica cifra di 200 euro per un motorino. Attenzione, non diamo poche distanze di trivelle perché Andrea lo può motorizzare. Il motorino costa 10 euro, la manodopera 190. Però a prescindere dal fatto che sia un plasticone, permettetemi, ma che me frega mai del trivellone? Comunque, però dai, il trivellone. Aspetta, allora, quello che volete. Una voce che non gliene frega un cazzo di questo, di questo robot. Max Bus, prego, di la tua, dai, un'analisi. Perché uno c'ha le cose verdi e l'altro non c'ha? Perché lui ha deciso di... È un gurren coso. Perché uno me l'ha rotto il palo. È un gurren coso. No, le trivelle come vedi ci sono. Vabbè, ma lo porto a casa io, tranquillo. Però sono di metallo, di color metallo. Tanto è l'unico che mi manca. Sono queste qua. A posto. Che puoi montare... Anche in quell'altro. In quell'altro. No, ma... Ma dimmi... Ma sono carichini, dai.
Quali ti piace? Sono molto simili, quali ti piace di più? Facciamo un pace per sperità. Quelli in centro. No, a me piacciono tutte e due. Boh, non so. Non si allarga. Quello lì. È più lucido, dai, è più lucido. Sì, quello è quello che Roma, l'ho scusate, ma questo non è quindi Andrea, cosa preferisci tu? Allora, ecco, bravo. Io mi piacciono tutti. No, dai, uno devi dire. No, no, puoi no, tornare a casa solo con uno. Con uno. Okay, ma io torno a casa con tutte e due, di meno a tutti. Quindi torno a casa con tutti e due, allora, a tutte le vetrine. Sì, è tutto eccezionale, fa un'eccezione. Secondo me lui va bene tutte e due. Il Musa del Sentinel. A me piacciono tutti e due, perché il Gurella Gandhi piace tutte e due. Sentinel. Io dico Sentinel. Mox Sentinel. Sentinel. Quello lucido. Vabbè, quello lucido. Ma domani te lo vernicio e cambi idea. Però in tanti hanno detto che il rosso del Bandai è più realistico. Io non lo so se sia vero. Beh, allora se vogliamo prendere il Konami che è metallizzato. Quello è molto bello. Konami è lo sputato del carbone. Non si trasforma, ma è bellissimo. È più bello di tutti. Konami. E perché non avete portato il Konami? Perché se no devo portare tutti i Konami che avevo. Va bene, ma su questa direi che possiamo salutare con un bel ciao. Un brindisi a tutta la Lorda Robotica. Lorda Robotica. Volete la pesa Mox? Ecco, si potrebbe fare. Ma uno ha talmente ricco e possidente. Quel bagaglio lì che stanno facendo. Tanti mini buchini. Trivelloni, ma cazzo si chiamano? Gurrende, un cazzo, Gurrende la Gaia. Beh, insomma, non è una roba che mi appartiene, quindi no, gli lascio sfogare, ragazzi. Sì, lasciali sfogare, fai bene. Una bella stella qua sopra. Andate tranquilli, tranquillissimi.